Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. In questo tutorial andremo a realizzare un cestino. Lo realizzo con questo filato di colore rosso e poi un uncinetto 5,5. Sarà un cestino quadrato, quindi dobbiamo avviare il lavoro facendo un anello magico. Una volta fatto questo, andiamo a lavorare 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. Dobbiamo andare a lavorare la piastrella granny, quindi 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, ripesco il filo sull'uncinetto, rientro e lavoro la seconda maglia alta, poi lavoro la terza. E lavoro 2 catenelle, 1 e 2. All'interno dell'anello magico vado a lavorare altre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. 2 catenelle, all'interno dell'anello magico di nuovo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Di nuovo 2 catenelle e vado a lavorare l'ultimo gruppetto di 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Faccio le ultime 2 catenelle, 1 e 2, stringo la codina in questo modo e mi vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella, quindi 1, 2, nella terza catenella entro e mi chiudo con una maglia bassissima. In questo modo abbiamo terminato il primo giro. Quindi già siamo partiti con una base quadrata. Da dove abbiamo chiuso con il punto bassissimo facciamo 3 catenelle, che sono la nostra prima maglia alta. Entriamo nella maglia successiva e lavoriamo la seconda maglia alta. Nella maglia successiva lavoriamo la terza. Nello spazio di 2 catenelle entriamo e li andiamo a lavorare 2 maglie alte. 1 e 2, 2 catenelle, rientro nello stesso punto e lavoro altre 2 maglie alte, 1 e 2, poi lavoro semplicemente le 3 maglie alte come si presentano, senza saltare nessuna, quindi entro nella prima e lavoro una maglia alta, nella seconda lavoro la seconda maglia alta e nella terza lavoro la terza maglia alta. Nello spazio di 2 catenelle entriamo e andiamo a lavorare 2 maglie alte, 2 catenelle che sono di separazione e nello stesso punto partono altre 2 maglie alte, quindi questo sarà l'angolo, sarà il nostro aumento. Finché non arriviamo alla grandezza desiderata, noi ripeteremo sempre gli stessi giri e lavoreremo semplicemente tutte le maglie come si presentano, senza saltare nessuna maglia. Quando poi ci ritroviamo nell'angolo, ecco qui nell'angolo, lì lavoreremo 2 maglie alte, quindi 1 e 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, tutte nello stesso punto. Ripeteremo le maglie alte come si presentano, 1, 2 e 3,
ci ritroviamo di nuovo nell'angolo e lì lavoreremo di nuovo 2 maglie alte, quindi 1 e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. Una volta fatto questo, entriamo nella terza catenella e ci chiudiamo con una maglia bassissima. E questo è il nostro secondo giro. Il terzo, il quarto, il quinto, finché non arriviamo agli aumenti desiderati, diciamo alla grandezza desiderata del nostro cestino, andiamo sempre avanti così. Quindi cominciamo con 3 catenelle, che sono la nostra prima maglia alta, entro nella maglia successiva e lavoro la seconda. Poi lavoro la terza, un attimo, ecco qui, lavoro la terza, lavoro poi la quarta e poi lavoro la quinta maglia alta. Mi ritrovo di nuovo nell'angolo e lì farò 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle e 2 maglie alte nello stesso punto, 1 e 2. Semplicemente continuiamo con le maglie come si presentano finché non arriviamo di nuovo nell'angolo. Quindi continuiamo così e poi vi dirò in tutto quanti giri ho fatto. Non lo farò tanto grande, ma nemmeno diciamo piccolo, quindi andiamo avanti così e dopo vi dirò quanti giri in totale ho fatto. Quindi ci rivediamo fra un po'. Eccomi, allora, in totale io ho fatto 1 2 3 4 e 5 giri, ma perché comunque sto andando ad utilizzare un filato che è grosso con l'uncinetto 5,5. Poi voi in base alla grandezza e al filato e l'uncinetto che andate ad utilizzare, così vi adattate con gli aumenti. Ora cosa andiamo a fare? Andiamo a fare un giro tutto di maglie alte prese in costa. Vedete, io già mi ero incominciato il lavoro. E come facciamo? Andiamo semplicemente a prendere il punto. Vedete, così prendiamo l'asola esterna, un punto alto, l'asola esterna, un punto alto, l'asola esterna, un punto alto. Prendiamo tutti i punti nell'asola esterna, così, di nuovo punto per punto, asola esterna, finché non arriviamo nello spazio di 2 catenelle. Quando siamo arrivati lì ci rivediamo. Una volta che siamo arrivati nello spazio di scusate, è caduto il gomitolo, comunque nello spazio di 2 catenelle, lì andiamo a lavorare nelle catenelle 2 maglie alte, sempre prendendo l'asola esterna, quindi 1 e 2. In questo modo, e poi procediamo lavorando sempre le maglie alta, le maglie alte, scusatemi, prendendo l'asola esterna. Ecco qui, cioè praticamente in questo giro non andiamo a fare nessun aumento, lavoriamo tutte le maglie come si presentano. E quando arriviamo nello spazio di 2 catenelle, che là era lo spazio, diciamo, degli aumenti, lavoriamo su le 2 catenelle, le 2 maglie alte, sempre lavorando, prendendo la maglia, solo la sola esterna, in questo modo. Terminiamo tutta la riga. Una volta che abbiamo terminato il giro, andiamo a lavorare il corpo del cestino. Come punto ho scelto un punto, un mezzo punto alto. E niente, semplicemente abbiamo il lavoro con 2 catenelle, prendo tutta la maglia in questo modo e vado a lavorare una mezza maglia alta. Questo è il punto che vado a lavorare per il corpo del cestino. È veramente semplice. Filo sull'uncinetto
e chiudo tutto insieme. Quindi invece fino ad ora abbiamo lavorato con le maglie alte, mentre ora lavoriamo con le mezze maglie alte. Tutto il corpo del cestino, quindi andiamo avanti con maglia, prendiamo tutte le maglie come si presentano, senza fare nessuna catenella di separazione e senza saltare nessun punto, prendiamo tutti i punti come si presentano e andiamo a lavorare tutte mezze maglie alte. Io ora vado avanti in questo modo e poi dopo vi dirò quanti giri ho fatto. Quindi continuiamo così. Vedete? Maglia su maglia e chiudo tutto insieme. Ripesco il filo, entro nell'asola successiva, ripesco il filo e chiudo tutto insieme. Questo lo facciamo per tutta la grandezza del nostro cestino. Allora ragazzi, rieccomi, alla fine ho fatto 7 giri, in totale sono 10 centimetri. Mi sono fatta già anche da un lato, ho lavorato dei punti bassi e ho cominciato a fare, diciamo, i manici del cestino. Da un lato all'altro lato sono 20 maglie, quindi ho lasciato 5 maglie basse da una parte, poi ho fatto 11 catenelle e ho ripreso le 5 maglie basse, le 5 maglie successive, e qui ho fatto lo spazio per, appunto, per i manici del cestino. Ho lasciato 10 maglie di base, però ho fatto 11 catenelle, poi ho continuato di nuovo a fare punti bassi. Ora vi farò vedere come ho fatto. Allora, vi dicevo, ho lasciato 20 maglie, quindi fino al marker dove saranno 1, 2, 3, 4 e 5 maglie basse. Lavoriamo le 5 maglie alte, quindi lavoriamo, scusate, le 5 mezze maglie alte. Andiamo a lavorare 1, 2, 3, 4, togliamo il marker e 5 maglie basse. Ecco qui. Poi facciamo 11 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 catenelle. Saltiamo 10 maglie di base, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allora sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ho sbagliato a mettere il marker, quindi nella decima qui andiamo a lavorare un punto basso, ecco qui, e poi riprendiamo la lavorazione a punto basso. Semplici fino al termine del lavoro. Io dall'altra parte già l'ho fatto, quindi vi dovete prendere prima i punti, quindi vi contate un attimo i punti se l'avete fatto più piccolo o più grande il cestino, vi contate i punti. A me erano 20, quindi ho lasciato 5 maglie da una parte che le ho lavorate, ho saltato 10 e 5 dall'altra, in totale sono 20 maglie. Così ho fatto anche dall'altra parte, quindi ora mi termino il lavoro. Io devo arrivare fino a qui perché di là già l'ho fatto, e poi andiamo a fare il bordo. Una volta che avremo terminato la riga, andiamo a fare il penultimo, cioè l'ultimo giro, diciamo che sarà il bordo. Io come bordo ho scelto semplicemente di andare a lavorare di nuovo una riga di maglie basse. Però potete lavorare qualsiasi tipo di bordo, anche magari il punto gambero, solo che ho provato, perché all'inizio volevo fare il punto gambero, però l'effetto viene bello, però forse sarà già il filato che è un po' particolare di sé, quindi ho preferito fare l'ultimo giro a punto basso, quindi semplicemente come ho fatto il giro precedente lavoro anche questo giro a punto basso finché non arrivo nello spazio di 11 catenelle, e lì andrò a lavorare in questo spazio e farò 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 maglie basse. Abbiamo una in più, quindi le aggiustiamo un po', ecco qui, e andiamo a lavorare di nuovo i punti bassi. Quindi entro qui nel primo punto basso e lavoro un punto basso, vado avanti lavorando di nuovo i punti bassi come si presentano. Una volta che avremo terminato, tagliamo il filo e lo possiamo andare a nascondere nella lavorazione, e poi il cestino lo possiamo abbellire come più ci pare. Allora, una volta che avremo terminato il cestino e avremo cucito il tutto, possiamo abbellirlo come più ci pare. Io avevo questo nastro, di tagliare un pezzettino di nastro così e di metterlo intorno al cestino, oppure metterlo qui, ora vedo come un po' più giù, così, ecco. Vado un attimo a tagliare il nastro e poi ci rivediamo. Allora, una volta che abbiamo tagliato il pezzettino di nastro, cosa facciamo? Con un po' di colla a caldo diamo un punto qui all'inizio. Un attimo. Ok, allora andiamo a dare un punto qui. Un po' di colla qui. Ecco qua. E andiamo a fissare da una parte. Così. Aspettiamo un po'. Vedete, ho lasciato una riga di mezza maglia alta. E così vado a girare intorno. Però ogni tanto do un po' di colla. Quindi magari do qui un po'. Ecco qua. Poi continuo, un altro po' di colla. Andiamo avanti in questo modo. Scusate, qua ho anche un po', ecco qua, così. Ecco qua. Quindi andiamo avanti in questo modo. Una volta terminato il cestino, questo sarà il risultato. Allora, io ci ho messo questo cuoricino a forma in legno, tagliato in laser, dove c'è scritto fatto con il cuore. Però ho preferito mettere questo nastro qui perché ce l'avevo anche rosso, però dopo era tutto rosso e non tanto mi piaceva come andava, e ho preferito mettere questo qui e poi al centro metterci questa decorazione. Però potete anche a meno, diciamo, potete anche fare a meno di mettere questa decorazione. All'inizio ci volevo mettere questa rosellina, però poi ho preferito mettere questo. E niente ragazzi, il tutorial finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto. Se è così, mi lasciate un bel pollice in su, vi ricordo di iscrivervi al mio canale attivando la campanellina, e noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao.